Salve a tutti amici videoludici e ben ritrovati per questa nuova live unboxing per il canale Corse Videoludica H Corti Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Aridime. Bravo amici, te scendi dalla scatola perché tra poco mi serve. Resta qui buono, non fa casini. Salve a tutti amici videoludici e ben ritrovati, finalmente ci siamo. Come dice il titolo, direi ovvio quello che è. Andiamo oggi ragazzi a unboxare la Collector Edition di God of War Ragnarok, uscito ufficialmente, finalmente, proprio al day one, il 9 novembre 2022, finalmente ci siamo. Capitolo attualmente conclusivo per il franchise. Bisognerà vedere in futuro se Kratos o Atreus saranno protagonisti di qualche nuova avventura, magari in qualche nuova terra straniera. Abbiamo avuto la parte riguardante gli dei dell'Olimpo, quindi Grecia. Abbiamo avuto, pur nel fumetto soltanto, una breve sezione riguardante gli dei del Pantheon egiziano, di cui vorrei effettivamente un gioco, a dir la verità. Però adesso siamo nel pieno della mitologia norrena, una delle più belle tra l'altro, veramente. Ragazzi, il primo gioco, ormai risalente al 2018, era veramente tanta, tanta roba, ma veramente è stato poi un punto di svolta di nuovo per quello che è il franchise di God of War, svecchiato completamente nelle vecchie meccaniche, che effettivamente erano diventate un po' vetuste. Un hack slash molto gore, violento, bello quanto vuoi, perché sempre e comunque piacerà. Gli hack slash, ragazzi, piacciono sempre e comunque. Solo che dopo ben 3 capitoli principali, 2 spin-off riguardanti le versioni PSP, e poi un quarto capitolo sempre in realtà principale facente da prequel a qualunque altro videogioco, e parlo appunto di Ascension, il quale purtroppo già mostrava un po', diciamo, il fianco a quella che effettivamente è una meccanica un po' poco rodata, o meglio, troppo rodata, non poco rodata, anzi, di più che rodata. Ormai, ragazzi, con Ascension si era raggiunto il culmine di quello che era God of War all'epoca per quella versione lì. Infatti, anzi, a dire la verità, mi ricordo che, per quanto a me piacque, molti possono dire sì, a ben vedere che effettivamente Ascension, rispetto a tutti gli altri capitoli, e soprattutto il fatto che è uscito dopo il terzo e micidiale capitolo, che il terzo, ragazzi, era sostanzialmente un continuo diretto del secondo, che forse tuttora può anche rimanere il migliore sequel, uno dei migliori sequel, effettivamente. La classica formula del more of the same, come spesso si dice ultimamente, che i sequel devono essere più grandi, più tosti, meglio realizzati rispetto al primo capostipite del capitolo, insieme in generale di qualunque serie. Effettivamente è così, e forse è quello più equilibrato per quella vecchia tipologia di God of War. Ascension, che però usciva post il terzo capitolo, una boss rush micidiale che ti subito in pompa magna ti gettava nella mischia contro tutti gli dei dell'Olimpo, perché esattamente finiva dove, cioè iniziava dove era concluso il secondo capitolo precedente, con un cliffhanger, tra l'altro, il to be continued. Ricordate, no, la famosa scena in computer grafica, in CGI intera all'epoca, che vedeva Kratos iniziare la scalata dell'Olimpo insieme ai Titani con cui si era alleato, e finiva in quel momento il secondo capitolo. Il terzo riniziava esattamente da dove ci eravamo interrotti, e il terzo capitolo ancora oggi regge bot, ragazzi, se potete ancora, tra l'altro, recuperarvelo tranquillamente in versione remasterizzata, perché è l'unico capitolo di tutti gli altri che è stato remasterizzato per console PS4. Gli altri capitoli furono poi realizzati e remasterizzati anche per PlayStation 3. Io possiedo infatti le remastered dei capitoli PSP, God of War, Ghost of Sparta, Chains of the Olympus God of War Ghost of Sparta, che forse tra i due è quello che preferisco in assoluto. Per quanto riguarda le console portatili, PSP si intende, God of War Ghost of Sparta è il mio capitolo preferito in assoluto. Per quello principale è un po' difficile dirsi, a dir la verità. Molto probabilmente punterei al secondo, effettivamente, capitolo, come mio preferito. Seguito poi da God of War 3, God of War 1, e all'ultimo posto ci metto Ascension per necessità. Però, sinceramente parlando, la storia a me garbava parecchio, ma sul livello tecnico c'era parecchio da discutere, perché Santa Monica Studio in questo caso non aveva fatto un buon lavoro per niente. Io mi ricordo, ad esempio, che poi si parla comunque già dei tempi PS3. Oggigiorno, ragazzi, se non sei collegato ad internet,
Non importa quale gioco possiedi, ci sarà sempre la classica patch day one che deve essere inserita, poi tutte le patch successive all'uscita del gioco, che migliora bug più o meno importanti, criticità del gioco. E su questo bisognerebbe aprire e chiudere una parentesi anche piuttosto grande e importante, dicendo che nel mercato di oggi ormai questa meccanica del te fai uscire un gioco e poi dopo continua a patcharlo per migliorarlo è una buona cosa da un lato, cattivissima dall'altro. Micio, te adesso vuoi uscire? Lo sapevo che non potevo lasciarlo in camera. Forza, vieni. Scusate un attimo, torno subito. Salutali, salutali Micio, salutali, salutali. Vai. Al mio gatto non piace i rumori forti, quindi quando uno parla forte o comincia a litigare proprio, che alza la voce, lui poveretto comincia a starti intorno e a miagolare lui stesso, perché vuole attirare l'attenzione. Non vuole che uno alzi la voce, poveretto, poi lasciamo perdere. Tanto avrei dovuto tenerlo lontano dalla scatola. A lui piace mettersi sopra le scatole come a molti gatti. Praticamente, prima che iniziassi la live, vedete, io qui ho la scatola con la collector che adesso andiamo a unboxare, e ci dormiva sopra. Va bene. Comunque, stavo dicendo... c'è questo discorso che bisognerebbe fare molto ampliato, ma lo faccio spicciolo. Il fatto che esistano le patch day one e tutte le patch correttive successive è una buona cosa da un lato, cattiva dall'altro, perché un tempo, se un gioco veniva fatto come veniva fatto, te lo beccavi così com'era, ragazzi. Poteva avere problemi, bug, glitch, quello che volevi, e non erano così, insomma, importanti o comunque che ti impedivano di giocare il gioco e godertelo. Quei giochi, anzi, oggigiorno c'è gente che ne approfittava come all'epoca, e oggi c'è gente che studia i codici di gioco per trovare questi glitch, questi bug, e magari sfruttarli a proprio vantaggio nelle speedrun, o comunque scovare il modo di superare in maniera bizzarra alcuni livelli di gioco e andare direttamente magari al finale. Ma che gusto c'è a fare queste cose? Poi sì, divertente la prima volta, lo mostri sì, ma poi giocatelo il gioco. Cioè, deve essere giocato. Gioco significa gioco, te lo devi giocare. Non è che devi saltare il gioco, no? Che gusto ci sarebbe in questo modo. Ma in ogni caso, è una buona cosa a un lato, cattivissima all'altro, perché appunto immettono oggi sul mercato giochi che sostanzialmente sono castrati. Se te giochi così, come viene, lo inserisci senza, attenzione, senza usare la patch Day One specialmente o qualunque altra patch successiva, e ti giochi il gioco senza connessione internet, ti becchi un gioco magari buggato gravemente. Ascension in tal senso è quello che sicuramente è stato il peggiore a livello tecnico. Io ricordo quando arrivai al punto di affrontare uno dei boss di Ascension, che era la Manticora, questo essere mezzo pipistrello, mezzo leone, mezzo scorpione, una cosa del genere, una mostruosità, un'altra chimera sostanzialmente, una sorta di altra chimera, questa che si chiama però Manticora in questo caso specifico. Io ricordo, dopo la scena di introduzione alla Manticora, in cui tu, come al solito, Krasos viene sbalzato via, ci sale sopra, lo colpisce e cominciano a svolazzare in giro per poi precipitare e finire all'interno di una struttura che è sostanzialmente l'arena di combattimento, io giocai il gioco senza patcharlo. Non avevo mai collegato la PlayStation 3 all'epoca alla linea online, anche perché non l'avevo in camera mia, ma lo tenevo in salotto ed era difficile per me usare un cavo bello lungo per arrivarci. Poi ho spostato la console in camera mia, quindi ho il collegamento diretto. Problema risolto da una vita. Però all'epoca dovevo ogni volta collegare un cavo lungo metri che arrivava da camera mia, dal modem fino al salotto dall'altra parte. Comunque si parla di un bel po' di metri. E quindi fino allora non l'avevo collegato alla PlayStation. E quindi non avevo aggiornato God of War Ascension. Arrivai lì, improvvisamente, questo bug incredibile, che poi non è un bug, è proprio un problema del gioco che manca quella parte. Non era stata patchata prima dell'uscita, ma post uscita del gioco, in cui la telecamera si bloccava in un punto altissimo. Kratos risultava una formica minuscola sullo sfondo e intanto la Manticora non c'era, o meglio, si vedeva solo una figura, potremmo dire una sorta di figura invisibile che si muoveva all'interno dell'arena. Si vedeva solo quella che era la coda. La coda è quella a forma di scorpione, quindi si vedeva la punta della coda dello scorpione proprio. Noi combattavamo, io combattevo contro la Manticora, ma io non subivo danni, quella non poteva essere uccisa e si bloccava lì il gioco, non potevo fare niente. Sostanzialmente, sì, ripartivo dal salvataggio precedente, ovviamente, ma arrivavo a quel punto e il gioco era bloccato, fermo, andato, completamente rotto.
Fortunatamente, con la patch, questa cosa è stata risolta. Però, vedete, questa cosa dimostra come Ascension è sicuramente il capitolo più dolorante a livello tecnico di tutto il franchise. E sì, è vero, anche a livello sia di storia che in generale ormai di gameplay, ormai usato e strausato, un po', cominciava ad arrancare il franchise. Si pensava che dopo quello God of War sarebbe stato morto completamente. Però lo dico, Ascension a livello di storia non mi dispiaceva affatto. E comunque a livello di gameplay introduceva già delle novità. Un sistema di combattimento leggermente più approfondito per alcune meccaniche che non c'erano comunque nei precedenti capitoli, ok? Passano anni, ma anni veramente. 2018, God of War ritorna in pompa magna. Nuova zona, completamente riveduta, una storia veramente da colossal incredibile, prove attoriali incredibili col motion capture, quant'altro, comprimari incredibili anche quelli, e un nuovo sistema di combattimento riveduto completamente, che svecchia la formula del gioco dall'hack and slash a un action un po' stile GDR, un pochino però abbozzato. Da quello che so io di questo nuovo God of War, questa meccanica è stata riveduta, ricorretta. E sono un po' curioso, effettivamente, di vedere. Parlo anche di meccaniche di gameplay molto più approfondite e leggermente anche più difficile nel combattimento stesso, in cui devi menare mani, ma non solo, usare anche un po' di strategia a seconda del nemico. I nemici sembrano essere stati migliorati, ampliati, diversificati. Una cosa che sicuramente stonava un po' in God of War 2018 era il fatto che i boss, soprattutto alcuni tipi di boss, erano non tantissimi, non grossi come eravamo abituati ad affrontarli nei vecchi capitoli, e neanche qui cambia più di tanto. Qualcosa da quel che ho capito sì, ma sostanzialmente ora sono molto più diversificati. E ci sono appunto, mi ricordo in God of War 2018, questi ogre, questi giganti di ghiaccio, non mi ricordo come si chiamavano questi esseri con le corna, no? Che hanno pubblicizzato tanto, avevano pubblicizzato molto nel vecchio God of War. Erano tanti boss, tutti uguali fra loro, con nomi diversi, sostanzialmente. Ed era un po' come cosa, effettivamente. Quella probabilmente non hanno avuto molto tempo per ragionarci sopra. Però hanno preso il feedback delle persone, l'hanno riveduto, corretto completamente, e hanno creato questo. Che comunque, ricordiamocelo, sarebbe dovuto essere già diviso in altre due parti, o per meglio dire, questo sarebbe dovuto essere il secondo capitolo. E poi sarebbe dovuto arrivare un terzo effettivo capitolo conclusivo, che io mi chiedo che cosa avrebbero avuto in mente di fare. Da quello che so, in qualche modo hanno tagliato e compresso in questo tutto quello che avrebbero voluto fare e che hanno fatto in generale. Quindi abbiamo un capitolo secondo, conclusivo della non più nuova trilogia di God of War, quindi due capitoli e basta per questa saga ambientata nel paesi nordici, e quindi ci becchiamo questo. Però le recensioni sembrano essere molto positive. La gente sembra apprezzarlo veramente, sembra una cosa micidiale, e io non vedo l'ora di giocarla con voi, e ve lo dico subito. Oggi facciamo l'unboxing, e ora iniziamo, basta tergiversare, adesso iniziamo il nostro unboxing, perché ci sono tante belle cosettine da farvi vedere, alcune dei quali ve le mostro così molto velocemente. Ora, messa così, non sapete che cos'è, ok? Questo e questo, ecco qua. Sono due piccoli gadget extra che ho ricevuto al negozio in cui ho acquistato God of War Ragnarok, ragazzi. Ringrazio anzi GameUp, che magari o ci sta seguendo o sta per seguirci, non lo so. Comunque ringrazio GameUp per queste merchandise extra, per le sue grandissime iniziative. Sapete, ragazzi, che c'è questo negozio nella mia città, GameUp Arezzo, che ha delle bellissime iniziative personali, veramente, che non le trovi molto facilmente altrove, effettivamente. Ogni volta che arriva un qualche gioco, effettivamente, di cui vale la pena fare questo genere di iniziative, come God of War, ma anche giochetti un po' più di nicchia come Stray, che comunque merita attenzione, e anzi, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo, ragazzi, è la mia versione di Stray. Sostanzialmente, vabbè, questa è la copia Stray PS5. Ovviamente, questa è quella che potete acquistare in qualunque negozio di videogiochi. Però la copertina esterna in cartonato, eccola qua. Questa è una edizione super limitatissima. Non limitata, limitatissima, ragazzi. Non la trovate altrove, né in nessuna parte del mondo, né in nessun'altra zona d'Italia. Solo qui da noi.
ormai non più, ovviamente, perché è una super limited edition, la Schrödinger Edition. Stray. Guardate qua. Guardate qua che bellezza. Scusate la luce, ragazzi, purtroppo è un mio tallone d'Achille. Non mi converrebbe comunque comprarmi quei faretti che usano durante le live e cose varie, cioè non ne varrebbe troppo la pena nel mio caso. Però in effetti stavo pensando che devo trovare un modo per avere una luce più diretta, bianca, magari meglio ancora, migliore. Perché purtroppo io sfrutto solo la poca luce che mi viene dalla luce qui della camera mia e quella naturale. Che poi tra l'altro pure oggi è pure annuvolato, non c'è neanche un minimo di sole. Quindi purtroppo non c'è luce naturale buona che mi arrivi dalla finestra. In ogni caso, non so se riuscite a vederlo bene, ve lo metto, ecco qua. Vedete il numero, cioè il numero 1 su 5. Questa è una versione fan made per una sorta di copertina esterna di Stray, fatta da Game Up proprio, di loro iniziativa, bellissima. Sì, 5 per versione PS4 e 5 per versione PS5. La versione PS4 era di colore nero con le scritte bianche, mentre questa qui è bianca con le versioni scritte in nero per la versione PS5. E io tra l'altro ho avuto la fortuna di beccarmi la numero 1 scritta a mano, vedete, ecco qua, la numero 1 su 5. Ho la numero 1 versione super limitata in tutto il mondo. Non ce l'ha nessun'altra questa cosa, a parte altre 4 persone, si intende in tutto il mondo, ragazzi, solo Game Up ci ha dato questa possibilità. Ciao! Riesco a leggerti il nome, aspetta. Scorcia 002, benvenuto, grazie per essere passato a vedere l'unboxing. Non perdiamo ulteriore tempo, ragazzi, veramente ci sono tante cose di cui parlare. E questo dicevo, comunque ringrazio davvero Game Up perché c'ha queste bellissime iniziative. Una, ad esempio, creare queste copertine extra, che addirittura, cioè, l'ha proposto anche a Sony, cioè questa cosa. Ha provato a contattare Sony per vedere se facevano qualcosa di speciale. No, non l'hanno, scusate il francesismo, cacati di striscio. Però loro l'hanno fatto per i fatti loro questa cosa. Ed è fantastica, veramente. E io ho avuto la fortuna di beccare una delle pochissime copie disponibili in tal senso di questa copertina, che è veramente unica nel suo genere, non ce l'ha nessun altro in tutto il mondo, in tutta Italia. Solo 5, altre 4 persone oltre a me ce l'hanno, ok? È fantastica. E oltre a questo, appunto, ci sono state molte altre iniziative in passato e poi per God of War in pompa magna, ha creato nel negozio una sorta di caccia al tesoro, tramite cui se lo risolvevi dovevi trovare sostanzialmente delle rune, delle scritte, utilizzando l'alfabeto nordico, di quello usato all'interno di Ragnarok sostanzialmente, dovevi trovare queste rune, due o tre rune all'interno del negozio, comporre la frase e se avessi scoperto qual era la frase e risolto, ti beccavi non solo il gioco. Risolvendo questo indovinello potevi portarti a casa il gioco. E oltre a questo, qualche piccolo gadget extra, come questi due. Che uno è, ve lo faccio vedere subito, questo hai, lo risolviamo. Aspettate. Abbiamo, ecco qua. Questo carino, bello. Ecco qua, è un portachiavi da usare al collo. Molto bellino. Con le rune, però dall'altro la versione blu con le scritte bianche, come la scritta del nuovo Ouroboro di God of War Ragnarok. Molto carino questo, in effetti. Poi questo comunque è ufficiale, ragazzi. Questa qui è una cosa ufficiale, vedete, God of War, ovviamente, Sony Santa Monica Studio, ovviamente. Con il marchio ufficiale, God of War. Questo non è fan made, questo è proprio ufficiale, molto bella. Molto carina, in effetti, dai, mi piace parecchio, guardate qua. Oh, quasi quasi me la metto al collo e me la tengo per tutta la live, forza, dai, facciamo così. Magari non ci metterò mai le chiavi, le otterrò così, però questa mi piace veramente. E questo è uno dei due gadget extra. Oltre a questo, mi ha dato questo qua. Che non è da appiccicare al muro o cose varie così, insomma. Sostanzialmente, avete presente quei vecchi gadget che trovavate magari al mare mentre compravate le patatine e vi facevate i tatuaggi finti da mettere così, che sbiadivano in un solo giorno praticamente? Stessa cosa, è un tatuaggio usa e getta sostanzialmente, ma non lo userò mai. Questo lo tengo magari da parte, lo tengo lì insieme all'altro merchandise di God of War, però è fantastico anche questo, molto carino. Con l'immagine però del vecchio Kratos, devo dire, quella dei capitoli 1, 2, 3 e Ascension in generale. Oltre ai vari capitoli PSP. Poi iniziamo subito con l'altro unboxing.
Aspettate un attimo però. L'unboxing principale avverrà per ultimo. Prima mi devo preparare, che non voglio sporcare nulla. Quindi mi adopero per mettermi i guanti. Ecco qua. Se avessi dei guanti di velluto, forse sarebbe meglio, eh? Sarebbe più fine. È più fine, però mi accontento dei guanti usa e getta. Eccoci qua. Oh, bene, così non sporco da nessuna parte, ragazzi. Questa è una cosa extra che mi sono voluto acquistare io, quando ho saputo che c'era la possibilità di avere almeno uno. Mi sono detto, dai, è arrivato anche questo, approfittiamone. Eccola qua. Abbiamo, ragazzi, il DualSense Limited Edition God of War Ragnarok. Quindi il DualSense PS5 a tema God of War. Direi che era necessario averlo? Forse no, ma in ogni caso io lo volevo, assolutamente. Anche perché io ho solo un controller base quando l'anno scorso mi sono acquistato la PlayStation 5. E mi sono detto, almeno un altro acquistiamolo. Però ho sempre tergiversato perché mi sono detto, sì vabbè, aspettiamo, non c'ho bisogno di acquistarlo istantaneamente. Perché magari penso, potrei finalmente acquistarmi questa benedetta versione Pro che sta per arrivare, tra l'altro, se ho ben capito. Sta per arrivare la versione Pro di del DualSense PlayStation 5, ma la versione Pro io me ne faccio non di molto, diciamo. Anche perché non ho dei giochi effettivi per cui vale la pena di usare il controller Pro. I controller Pro servono magari per FPS molto adrenalinici, per quei giochi di corsa, magari in cui il controllo effettivamente è necessario averlo bello, tosto, ma per giochi action, per cui quelli che gioco io, i single giocatori soprattutto, io penso che un controller normale va più che bene. Ma questo, quando ho saputo che c'era, dovevo averlo. Perché per una volta tanto mi sono voluto acquistare tutto quello che c'era possibile fare per God of War. Almeno tutto quello che avevo possibile da fare per God of War. Andiamo a controllare. Allora, aspettate. Che tolgo questo, dai. Forse questo no, questo non devo usare il coltello. Lo sapevo io, ragazzi, dovranno... I miei sono tornati, erano usciti, dovranno aprire per i fatti loro. Tanto la chiave ce l'hanno. Non devono disturbare in questo momento, non posso permettermelo. Oh, aspettate. Andiamo, forza. Togliti, maledetto scotch. Forse mi conviene farlo da qua sotto. No, da qua sopra. Dai, ormai qui ero riuscito a toglierlo un pochettino. Sì, vai, si sta finalmente togliendo. Piano, ok. Ok, andiamo a controllare, ragazzi. God of War, eccolo qua. Limited Edition DualSense. Bellissimo. Scatena i tuoi sensi. Nel vero senso della parola, scatena la tua ira proprio. Andiamo a togliere tutto. Forza, dai, esci fuori. Niente, non vuole uscire. Oh, eccoci qua, ce l'ho fatta finalmente. Oh, finalmente, ce l'abbiamo fatta. Quindi, andiamo a controllare un po'. Ok, la solita bustina che copre l'esterno. Che poi, tra l'altro... La batteria non so se è carica o meno, effettivamente, ma immagino che bisognerà tenerla caricata per un po'. Eccolo qua. Vedete? Bellissimo. Con questi simboli poi bellissimi, che uno riproduce un lupo, l'altro un orso. Immagino che rappresentino i nostri... Uno Kratos e l'altro Atreus, forse. Non me lo ricordo, in realtà, se hanno una qualche rappresentazione particolare. Comunque. Funziona bene. Stesso feedback che mi dà il classico controller. Aspettate un attimo. Eccolo qui. Vedete? Voilà. È esattamente quello, semplicemente con una colorazione diversa. Quando adesso giocheremo God of War Ragnarok, ovviamente userò questo. Ma sicuro che userò questo. Figuratevi se non lo faccio, dai, allò, eh? Bello, 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 mi piace molto, vai. Allora, mettiamolo via.
questo qua sopra, questo ritorno un attimo dentro. E devo fare spazio per il prossimo unboxing. Voilà. Aspettate. Ok. Dentro. Ok. Anche questo. Va bene, così può andare bene, lo mettiamo qua. E adesso, ragazzi, si inizia con la parte seria. Oissa! Ancora in scatolato, eccolo qua. Dobbiamo tirarlo prima fuori da questo scatolone, però, prima. Ora questa mi serve. Arrivo subito. Ancora un paio di scotch ed è fatto. Mamma mia, ragazzi, sei gigantesca. Veramente troppo grande, forse stavolta. È difficile tirarlo fuori, eh? Dai, forza che ce la facciamo, dai! Forse usiamo la testa. Usiamo la testa, eh? Usiamo la testa, va, che è meglio. Invece di usare la forza brutta. Ecco, così, così ce la facciamo. E poi tra l'altro era proprio al contrario, quindi ho fatto pure bene a fare in quella maniera, ragazzi, se no l'avrei tirato fuori dalla parte posteriore. Eccolo qua. God of War Ragnarok Collection Edition. Ragazzi, bellissimo. Bellissimo, la collector, perché purtroppo, ragazzi, non sono riuscito a mettere le mani sulla Jontar Edition. Tra l'altro in passato mi sbagliavo col nome, io lo sbagliavo con Jotunheim Edition, che comunque non sarebbe stato malaccio, come titolo. Comunque, da quel che ho capito è Jontar Edition, l'edizione quella proprio definitiva, contenente tutto e di più del merchandise e non il gioco. Anche qui ci sarebbe aprire una piccola parentesi. Sony, capisco che l'hai fatto un po' per il risparmio, perché, ragazzi, questa collector non ha il disco fisico. Questa e anche l'altra, tutte le versioni collector in generale, God of War, ragazzi, non hanno il disco fisico. Hanno dei codici per scaricare la versione PS4 e PS5. Fortunatamente questa poi è la versione PS5, ovviamente. Però contiene in entrambi i casi il codice digitale per versione PS4 e PS5 e per chi acquisterà poi la versione copia, però fisica, PS4, sappiate che per poter fare l'aggiornamento PS5 dovrete sborsare. Almeno questi erano gli ultimi aggiornamenti che avevo sentito riguardante il fatto che per poter aggiornare God of War bisogna sborsare almeno altri 10 euro. Anche questa è una mossa che non capisco bene, visto che fino adesso molti giochi, praticamente tutti quelli che io ho avuto fino adesso, che potevano essere aggiornati, non è che bisognasse spendere qualcosa, era un aggiornamento automatico. Anche sta cosa di aggiornare, e vabbè, ci sta, se tu hai una copia fisica PS4, che però è un cross-gen, quindi la metti su console PS5, può essere aggiornata, se possibile, a una nuova versione di next-gen, perché metterla a pagamento? Quando praticamente tutti mettono sempre degli aggiornamenti gratuiti in tal senso, Sony, te fai queste scelte così, noi ti vogliamo bene comunque, te continui a sfornare capolavori e io comunque acquisto sempre e comunque. Ma non ti aspettare che sborsi adesso subito per un altro gioco copia fisica, che comunque farò, perché sappiatelo, è una motivazione un po' stupida.
Ma il motivo per cui mi sono voluto accaparrare la Collector Edition, almeno la Collector, è perché c'è la Steelbook all'interno del gioco. C'è la Steelbook, io vado pazzo per le Steelbook. Quando posso, se faccio il preordine, deve esserci una motivazione. Non il gioco base e basta. A meno che uno dice, questa è una versione effettivamente limitatissima, allora, ok, è difficile che ne arrivino altre copie, magari sono copie estere, perché qui da noi in Italia non arrivano. Altra grande cosa per cui Game Up, doppio pollice in su, ma veramente, che riesce ad avere anche copie di giochi estere, oltreoceano, che sennò qui da noi non arriverebbero mai in copia fisica. Magari da noi arrivano digitalmente, ma Game Up riescono a mettere le mani sulle copie fisiche di giochi che pur magari arrivano oltreoceano, a volte hanno il multilingua, quindi possono anche essere giocati comunque in italiano. Altre volte invece non c'è il multilingua, vabbè, poco importa, ma se è un gioco che piace, ragazzi, è da prendere. E dicevo, God of War io adesso non me l'acquisto in copia fisica subito, lo acquisterò perché appunto volevo avere la Steelbook Edition per forza. E ringrazio ancora una volta sempre Game Up, ormai oggi questo è tutto per ringraziare Game Up. Io ringrazio Game Up, ragazzi, che sono riuscito a mettere le mani su una copia fisica della Steelbook del vecchio God of War. Solo la Steelbook, perché l'ho trovata usata. E meno male, ci ho avuto una fortuna incredibile. Sono contento di essere riuscito a trovare quella versione di Steelbook Edition in copia fisica. Che poi, appunto, la Collector del 2018 era copia fisica, ce l'aveva all'interno del disco. Ma quella era PS4 e ormai erano da anni che era in giro. È normale che Sony faccia uscire, in quel caso, una copia fisica. Che poi all'epoca non si parlava così tanto del digitale ancora, in effetti all'epoca, se qualche anno fa, che però in pochi anni cambia tutto. Ora le PlayStation e l'Xbox in generale, le console di nuova generazione, ci sono le versioni con lettore disco e senza lettore disco, quindi capisco la mossa di Sony per un po' risparmiare e per accaparrarsi un pubblico ancora più ampio. Magari c'è persone che preferiscono solo il digitale rispetto ad altre, che come me invece apprezzano la copia fisica, le collector, da collezione per l'appunto, ma anche chi fa il digitale magari apprezza almeno il collezionismo, ma in questo caso hanno dato la possibilità a tutte e due le persone, sia copia chi ha il disco, il lettore disco, chi non le ha perché ha la copia solo quella digitale, di accapararsi questo gioco, perché altrimenti avrebbero dovuto ovviamente fare più versioni diverse, una per PS4 con la copia fisica, una per PS5 con la copia fisica, e uno per il digitale, appunto, avrebbero dovuto fare almeno tre versioni diverse della Collector. Senza contare che ci sono due versioni Collector. La Collector Edition base, diciamo, e la Hunter Edition, che è quella ancora più corposa, contenente ancora più merchandise, per l'appunto. E comunque, a questo punto, mi sarebbe piaciuto mettere le mani su quella versione lì. Purtroppo non è andata così, ma sono più che felice di avere questa versione. E come potrei non essere felice, dai, diciamocelo, ragazzi, cioè io mi accontento e mi accontento tantissimo di avere, accontento tra virgolette, perché questo altro che accontentarsi, God of War Ragnarok Collector Edition. Dai, ragazzi, andiamocelo a vedere un po', ve lo faccio vedere come meglio posso, aspettate, perché non voglio andare, ecco appunto, non volevo colpire il microfono, ma è difficile, eccolo qua. Potete, immagino riusciate a vedere quanto sia gigantesca sta roba, ragazzi, ma veramente gigantesca. Io pensavo che la scatola lo contenesse un pochettino, invece no, è grande quanto la scatola, perché infatti la scatola era pochi millimetri, sostanzialmente pochi centimetri, quel che è. Eccolo qua. Allora, qua possiamo vedere cosa c'è all'interno della Collector Edition, che come vedete c'è roba corposa, in particolar modo spicca ovviamente la copia a 40 cm del Mjolnir di Thor all'interno del gioco, che è un po' diversa dal Mjolnir che mi ricordo io della Marvel, eh? Vero? Che io, oh mio Dio, ma vi ricordate? Io non so fra di voi chi era fautore o meno, ragazzi, chi... Ma c'era davvero bisogno di lamentarsi dell'aspetto quando hanno fatto vedere l'artwork di Thor la prima volta, che è comparso qualche mese fa ormai, forse un annetto fa o qualche mese fa è successo, molto prima dell'uscita del teaser trailer storyline definitivo, prima dell'uscita del gioco. Ricordate quando hanno mostrato i nuovi personaggi nuovi all'interno del gioco, tra cui Thor e altri personaggi? C'è sempre chi è stato lì a lamentarsi per l'aspetto. Ma c'è bisogno di lamentarsi? Quel Thor, ragazzi, è
diciamo, intanto è comunque fittizio. Oh, mi si è rotto il guanto. Vabbè, non importa. È comunque una roba fittizia. È un dio, semidio, quello che volete, della mitologia norrena, ma a livello d'aspetto è quello un aspetto più realistico per un Thor nordico simil vichingo, quello che è. Non il Thor della Marvel, ok? Muscoloso, ma sembra un Adone, cosa lì che... Infatti, l'attore, un po' di nulla su quello, è un bel aspetto, però non c'entra nulla con un Thor effettivamente nordico come dovrebbe essere un guerriero vichingo, no? Almeno nell'immaginario collettivo che abbiamo tutti noi. Quello di God of War Ragnarok è, diciamo, più in linea sostanzialmente con quell'idea di guerriero vichingo. E il Mjolnir comunque è bello, bisogna ammetterlo, con queste rifiniture, queste caratteristiche che ha, che adesso andiamo a vedere. Oltre questo abbiamo poi l'intera scatola, ovviamente, che fa da collector, che fa da contenitore. Come si chiamava? Mi sembra Altare della Conoscenza, qualcosa del genere, questi. Perché li possiamo trovare nel mondo di gioco, che anche nel 2018 si aprivano all'interno del mondo di gioco. Tu e Atreus li trovavate e lui traduceva, perché erano sostanzialmente dei contenitori di conoscenza, di storia del mondo del Ragnarok. Praticamente contenevano la lore, ti spiegavano meglio il retroscena, ciò che avrebbero portato poi in futuro. Infatti, molte di queste particolari altari contenevano le storie riguardanti Tyr, il dio della guerra norreno, per l'appunto, che incontreremo all'interno di questo gioco, e io non vedo l'ora. Poi ovviamente abbiamo la Steelbook Edition, che è la motivazione principale per cui ho voluto prendere la Collector, e non vedo l'ora di poterci mettere il disco quando sarà il momento. E poi, vabbè, altre due cosettine extra, che sono i dadi, che non ho ben capito cosa sono. Dei dadi nanici, forse, creati dai nani, una cosa di un gioco, non l'ho ben capito. Magari a parte il fatto che qui potrebbe esserci scritto e lo leggo meglio. E poi delle statuettine, delle bambolette, che fanno coppia con quelle che erano nella Collector del 2018, che erano create da Atreus all'interno del gioco. Lo possiamo vedere addirittura nel menu principale del gioco, queste due statuette che rappresentano uno Atreus e l'altro Kratos. E questi due non so chi rappresentino, a dire la verità, ma fanno coppia con le altre due statuette. Se ce l'avete, buon per voi. Io purtroppo non ce l'ho. Allora, abbiamo, cosa include questo? La riproduzione Mjolnir 40 cm, altare custode del sapere, ecco come si chiama, il custode del sapere. Poi statuette gemelli Vanir di 5 cm. I gemelli Vanir non so chi siano, sinceramente parlando. Dovrò rivedermi un po' la lore di God of War e in generale di Ragnarok e della Compagnia Bella. I set dadi nanici, ok, questi sono dadi nanici effettivamente. E so che nella versione Jontar Edition c'erano altri set di dadi nanici. Questi dovrebbero essere fatti in legno, l'altri in metallo addirittura, perché c'erano queste due statuette, questi dadi nanici, ha un altro set di dadi nanici, delle spille, addirittura un disco in vinile della soundtrack del gioco, la Steelbook, il Mjolnir e tutta questa roba nella versione Mega Jontar Edition. Però mi accontento già. E un'altra cosa bellissima che avrei voluto avere era la mappa del mondo di gioco, la mappa in tessuto. Queste cose io vado ai pazzi per queste cose, questo merchandise qui. E poi, vabbè, custodio ovviamente Steelbook, disco di gioco non incluso. Beh, va bene, ci accontentiamo. Però, all'interno è contenuto anche dei codici per poter scaricare, oltre le versioni PS4 e PS5, contenuto digitale, appunto, il gioco completo. Tema per PlayStation 4, quindi abbiamo un tema, che è un peccato anche questa cosa dei temi, sono stati rimossi da PS5. Se hai la PS4, puoi mettere un tema tu personalizzato. Su PS5, no. Spero che questa cosa verrà aggiunta in futuro, qualche aggiornamento. Scusa, te hai tanti temi disponibili dalla versione PS4, che però rimangono nella PS4. Quindi anche questo dice tema God of War Ragnarok PS4. Non puoi scaricarli per PS5, il che è un po' un peccato. Soprattutto i set, i temi dinamici mi piacevano tanto. I set avatar, ok, gli avatar da usare per l'online sostanzialmente. I mini artbook digitale di Dark Horse, perché è sempre la Dark Horse che edita queste genere di cose. Però mi chiedo, perché digitale? Anche questo, cioè, mi fai la collector, ma mettici un libricino minuscolo. Anche fatto, cioè, un disco però fisico. In questo caso, qui tanto lo spazio c'era. Lo potevi mettere in un artbook non digitale, ma in copia fisica. Anche piccolo, ad esempio, scusate un attimo, Parliamo sempre di Sony, in fin dei conti.
Ve lo ricordate questo, ragazzi? A inizio di quest'anno è uscito. Subito poi dimenticato perché è uscito Elden Ring. Allora, questa è la Limited Edition, Special Edition, Forbidden West Horizon. Ed è fantastica, perché è copertina rigida esterna in cartone, con un piano in metallo, all'interno del quale è contenuto il disco con la Steelbook Edition e un artbook Dark Horse, per l'appunto, vedete? PlayStation Guerrilla Dark Horse, per l'appunto. E abbiamo un artbook molto piccolo, copertina rigida, con delle immagini dal gioco, o comunque di immagini di produzione. Cioè, una cosa così. Sarebbe stato tanto difficile produrla. Andiamo, io non ci crederò mai nella vita. Sinceramente parlando, questa cosa un po' mi dispiace parecchio, perché non possono fare una cosa del genere? Davvero gli sarebbe costato così tanto produrre almeno una versione di questo tipo? Che poi questa, io l'ho detto e lo ripeto più volte quando ve lo feci vedere, per me questa è la miglior special edition esistente. Per me tutti questi giochi AAA, come questo, come God of War, insomma tutti quei giochi, soprattutto marchio Sony, che ora fa parte del PlayStation Studio, quindi un nome che rappresenta molto, che rappresenta qualcosa, per me dovrebbe esserci tre versioni e basta. La copia base, il disco, PS4, PS5, perché ancora siamo in cross-gen, ma comunque un disco base, con la copia normale plastificata, come al solito, una special limited edition come questa, contenente una steelbook, un artwork e qualche contenuto extra così, con una confezione bella da effettivamente da tenere in collezione, e poi le Mega Collector Edition, quelle contenente merchandise più ampio come un action figure, contenuti extra come dischi, artwork e quella roba lì. Cioè, perché non possono fare questo? Semplificherebbero anche, immagino, per il prezzo di produzione, no? Te fai solo tre copie diverse, cioè base, limited e collector, senza andare a fare roba esagerata. Che appunto queste collector, ce ne sono due versioni collector, Jontar e collector, dannazione, che per di più la Jontar per poterla ottenere devi scaricare, cioè devi andarla a preordinare nel sito ufficiale dei siti dove puoi acquistare questi giochi, perché altrimenti non la becchi. In negozio magari, io sono uno di quelli che preferisce andare in negozio a fare i preordine, se li faccio, e per poterlo fare sono andato lì, ma mi sono beccato solo, fra virgolette, la collector. Ma avrei davvero voluto avere la Jontar Edition a questo punto, soprattutto considerando che per l'appunto non c'è una copia fisica del gioco. Copia fisica per copia fisica, se manca, allora preferisco la versione mega galattica di God of War. Ma comunque, come ho detto, io questo sono super felice. Adesso basta ulteriori ritardi, andiamo ad aprirlo. Dunque, vediamo un po', spero, fatemi vedere, ok, apertura laterale, sì, ok, bisogna aprirlo lateralmente, stavolta il coltello mi serve, ecco qua. Eccola qua. Non devo rovinare la scatola, ragazzi, non devo rovinare la scatola in alcun modo. Se la rovino mi mangio le mani. Però adesso è un problema. Come la tiro fuori per bene? Sapete la cosa buffa poi? La scatola è giusta in questa maniera. Però per come l'hanno messo è al contrario all'interno. Cioè la parte superiore, che è estraibile perché c'è un coperchio nella parte superiore, sta al contrario rispetto a come è stata messa nella scatola. Così è dritta. Ma la scatola è esattamente al contrario. Vabbè, che cosa strana. È come l'hanno imbustata, probabilmente. Non ci hanno fatto più di tanto caso all'epoca. Ok, dai, esci fuori. Ecco. Sarà un casino rimetterla dentro. Eccoci qua. Oh. Scusate, Faccio spazio. Eccola qui. Bellissimo. Già potete vedere che c'è uno scomparto segreto all'interno di questa scatola. Ecco qua. Lo andiamo a vedere nel dettaglio adesso,
Ok, scendi qua un attimo. Rivediamoci la scatola ora che è leggera. La parte posteriore, la parte anteriore, Atreus e Kratos sullo sfondo, con il serpente del mondo alle loro spalle. Credo che quello sia la rappresentazione di Jormungand, il serpente del mondo. E le rappresentazioni lupo e orso. Qui dietro sappiamo cosa c'è all'interno della Collector Edition. È uguale. God of War Ragnarok. Vai. Ora ragazzi, riuscire a farvelo vedere tutto sarà un bel problema. Ma qui poi scatola. Oh, guardate. Riuscite a vederlo in maniera decente, spero. Eccolo qua. Abbiamo il contenitore, per l'appunto, che nella versione Jontar questa parte praticamente questa parte si toglierebbe, perché sotto ce ne sarebbe un'altra ulteriore. Però qui abbiamo i dadi all'interno di questa confezione, contenuto tra l'altro all'interno di questo sacchettino che riproduce l'albero del mondo. Non mi ricordo come si chiama l'albero del mondo, ma comunque è questo. Nella lingua corrente, se mi cite, nella lingua corrente si chiama albero del mondo. O albero della vita, albero del mondo. Poi, ovviamente, la steelbook con relative scrittine di qua. Che ora che possiedo l'alfabeto di questo, perché so adesso qual è l'alfabeto, dovrei andarmelo a tradurre. Sarei curioso di tradurmela. Questa è la scritta del precedente gioco. E poi, sono pesantucce, non sembrerebbe, ragazzi, ma sono pesantucce. Le statuettine dei gemelli Vanir. Che fanno coppia, per l'appunto, questi gemelli fanno coppia. Immagino i gemelli Vanir saranno due personaggi che incontreremo all'interno del gioco, forse. Comunque, questi fanno coppia con le altre due statuette che, se avete, la Collector Edition di God of War 2018. Che uno era Atreus e l'altro Kratos. Prima guardiamoci questi. Allora, una cosa per volta. Per prima cosa, i dadi. Sposto un po' il microfono. Ok, forza. Questa che roba è? Ah, immagino che questa sia per ammorbidire. Questa serve per ammorbidire all'interno, certo, ok. Quindi abbiamo sacchetto. Apriamolo. Ecco qua. Riuscite a vederli? Riuscite a vederli nel modo migliore possibile, che con questo guanto mezzo sfrascignato? Cercherò di farvelo vederlo al meglio che posso. Ragazzi, scusate se purtroppo non riesco a centrarli bene e soprattutto a renderli ben visibili. Cercherò, ecco, di mettere magari uno davanti alla telecamera in modo che... Coraggio. Riuscite a farvi rendervi visibili? Devi centrare questo, forza, centra questo. Purtroppo no, non funziona, ragazzi. Non riesco a renderlo meglio di così. Comunque interessanti questi. Chissà a quale gioco appartengono, eh? Dungeons and Dragons, per caso? Sei tu? Eh sì, eh. È possibile. Chissà se c'è un gioco all'interno. So che noi andremo a scoprire il villaggio dei nani. È un mezzo spoiler, insomma, non è un spoiler enorme. Noi rincontreremo i due nani che abbiamo incontrato in God of War 2018, ma dovremmo andare nel villaggio dei nani, quindi può darsi che lì ci sarà un sottogioco che ci permette di usare questi dadi, è possibile? O comunque faranno riferimento, se ci hanno mostrato questi dadi nella Collector, vuol dire che all'interno del gioco forse riusciremo a trovarli.
però mi piacciono. Ce ne sono varie forme. Chissà che cosa rappresentano questi numeri effettivamente. Molto carino. Spero che, come riuscite a vedere, ragazzi, al meglio che si può, perché purtroppo non riesco a metterli a fuoco. Perché mette a fuoco forse un'immagine generale, non c'entra l'immagine al centro. Non ha quel focus lì, questa webcam, purtroppo. Comunque, molto carini. Li mettiamoli dentro, uno per uno. E io che mi sono messo i guanti per evitare di sporcarli. Invece, ogni volta è incredibile, perché probabilmente non sono molto bene della misura. A parte che ci sto sudando tantissimo e si sono spezzati completamente. Comunque, via anche questo. Allora, questo lo mettiamo qua. Va bene, le mettiamo a posto dopo, dai. Poi abbiamo le due statuettine, i gemelli Vanir, sostanzialmente. Però sono ben fatti, mi piacciono. Sono dei tipo dei feticci, sostanzialmente, immagino, questi cosi. Riuscite? Riesco? Non si riesce proprio a mettere un attimo in bella vista, per niente, Vediamo, scusate un attimo, sono curioso di vedere se la webcam ha qualche funzionalità. Configura il video, regolazione, bla bla bla, no. Personalizzato, formato video, buffering, cattura solamente l'audio, no. Usa delle modificazioni, bla bla bla. Non c'ha qualcosa... No, purtroppo questo, ragazzi, non ce l'ha. Non riesco a focalizzare l'immagine come vorrei, effettivamente, purtroppo. Quindi niente, dobbiamo accontentarci. Tra la luce che non è dei migliori e il fatto che non riesco a mettere a fuoco, purtroppo, ragazzi, dovete accontentarvi della mia descrizione generale. Quindi eccoci qua. E questa è l'altra statuettina, che immagino siano un uomo e una donna. E se tanto mi dà tanto, i gemelli Vanir. Ma non è che poco poco questa è Freya e questo è il fratello? Gemelli, quindi suppongo di sì. Perché questa mi dà l'impressione di essere una guerriera. Molto per me questa, a giudicare dall'aspetto, questa è Freya. E questo deve essere suo fratello, allora, se sono i gemelli. Quindi incontreremo la famiglia di Freya. Ricordiamoci che era finita male con Freya nel capitolo precedente. Gli abbiamo ucciso il figlio davanti agli occhi. E ha giurato di vendicarsi e di ucciderci. E infatti sarà nostra nemica all'interno di questo gioco. Ma chi lo sa? Chi lo sa, ragazzi? Perché secondo me avremo alleati e nemici che magari diventeranno l'uno o l'altro. E non lo dico per spoiler, semplicemente è una mia idea. Voglio dire, lei sicuramente provatissima dal fatto che abbiamo ucciso il figlio per ovvie ragioni. L'abbiamo visto quello che è successo alla fine del gioco precedente. Baldur, ragazzi, stava per ammazzare sua madre. Noi l'abbiamo voluto fermare. Lei però era pronta a morire per lui, nonostante lui la odiasse, ovviamente. E stava per ucciderla. Perché l'odio era troppo forte nei suoi confronti, per quello che gli aveva fatto. Lei voleva morire anche per lui, però noi l'abbiamo fermato uccidendolo. E lei si è risentita per questo. Dandoci del mostro allora. Tutto quello che dicevano su di te era vero, tu sei un mostro. E ha giurato vendetta, ovviamente. Ma non credo che arriverebbe a uccidere Atreus. Dai, lei aveva provato qualcosa per Atreus. Appunto come quello che prova una madre per il figlio. Quindi non credo che, nonostante tutto, arriverebbe a ucciderlo. Questo no. Poi vabbè, qui abbiamo ovviamente, aspettate, la plastica, devo rimuoverla, dov'è la linguettina? Ci mettono questa roba che serve per rimuovere, facciamo così allora, vai, ecco fatto, bucato, facciamo, ecco così, così facciamo prima. Oh, mi piace questa Steelbook Edition. Questo è davanti. Questa è la parte posteriore con la solita scrittina. Poi vabbè, ovviamente questo non ve lo mostro, ragazzi. All'interno troviamo il codice
Ah, giusto, c'è la tunica cumulo di neve di Atreus, quindi skin extra per i due personaggi all'interno proprio della steelbook. E contenuti digitali extra che sono appunto totali insieme. Questi sono questo c'è un contenuto extra proprio per i due singoli personaggi, delle skin extra pubblicizzate appunto nel trailer. E poi appunto abbiamo il contenuto digitale che sono appunto il mini art digitale, mini artbook digitali, set, avatar, tema, PlayStation, il gioco PS4, PS5, la colonna sonora ufficiale e altri abiti e armature skin per i personaggi, quindi due specifiche per Atreus e Kratos, ma anche qui abbiamo altre cose simili. Eccola qua. Ve la mostro con la scritta, ecco qua, God of War, purtroppo, scusate veramente ragazzi il fatto che non riesca a metterlo a fuoco come si deve, ma la qualità è quella che è, purtroppo la qualità è quella che è. Non vedo l'ora di scaricarlo. Finita questa live, rimetto tutto a posto e lo faccio subito, anche perché da domani iniziano le live sul gioco. Ok, e queste parti sono fatte. Manca il gran finale. Come vi avevo detto, ci sono dei scomparti segreti in questa appunto custodia del sapere, come viene chiamata, altare del sapere. Devo allontanarmi per farvela vedere. Spero che riusciate a vederla al meglio che potete, ragazzi, mi dispiace, lo spazio è quello che è. Immagino che questa rappresenti la storia di Tyr e della madre di Atreus, che alla fine abbiamo, spoiler lo so, abbiamo scoperto alla fine di God of War che era uno dei giganti, degli antichi giganti, la madre. Perché infatti questa mi sembra, non so se questa è la madre, potrebbe sembrare effettivamente. Comunque rappresenta sicuramente uno scontro di qualche genere. Una guerra. Mi sa che rappresenta il Ragnarok, perché qui da una parte vediamo i due lupi, uno che insegue il sole e l'altro la luna. Tyr, se non mi sbaglio. Poi vediamo un guerriero con una lancia che ha battuto una qualche sorta di altra guerriera con una strana lancia in mano. Non lo so se questa è Freya. Questa potrebbe o rappresenta Freya o la madre di Atreus, non ne sono certo. O magari questo rappresenta Odino, perché non si capisce bene se è donna o uomo. A me sembra donna, però, giudicare dall'aspetto un pochettino particolare. Comunque, ragazzi, qui dentro c'è qualcosa di fantastico. Un ulteriore. Attenzione. Se soltanto avessi più spazio per mostrarvelo. Eccolo qua. Addio a questo scomparto. Via qua sotto e vi mostro. Attenzione, attenzione, non voglio rovinarlo. Il Mjolnir. Facciamo così, ragazzi. Lo tolgo da terra e ve lo faccio vedere meglio qua. Eccolo qua. Senti qua che odore di plastica, di roba chimica. Eccolo qui, il martello, ragazzi, di Thor, il Mjolnir. Madonna che bellezza. E che bestione, è gigantesco. Bellissimo. Ragazzi, cioè, guardatelo qua. Guardatelo! Guardatelo! Ce lo considero. Ah, questa è una copertura extra, via un attimo. Considero il mio. È grande quanto l'intero avambraccio.
Ma che roba. Ed ha dei dettagli fenomenali, eh. Ok, questo sembra vuoto qui, comunque è rigido. Il pesante è il giusto. E non è solo plastica, ovviamente. Ci sono, è per lo più plastica, ma ci sono anche tipo qui, questo che è simil cuoio, finto cuoio, una cosa del genere, che serve per il manico. Bellissimo. Più vari dettagli delle rune, fantastiche, rifiniture incredibili. E questo è il martello che noi, scommetto quel che volete, lo freghiamo a Thor. Nello scontro che forse, se diamo per buono l'inizio di God of War del 2018, in cui subito il primo boss è Baldur, lo scopriamo dopo che è Baldur però, ma subito, nei primi momenti del prologo di God of War, c'è subito uno scontro micidiale con una super divinità. Era tosto Baldur poi. Non credo forse alla stessa maniera, ma secondo me poco ci manca. Se diamo per buono il finale segreto di God of War 2018, che era più una sorta di reminiscenza, diciamo che è Atreus che sognava il possibile futuro dell'incontro con Thor, allora diamo per buono che iniziamo il gioco, che il Fimbul Winter, come viene chiamato, cioè l'inizio dell'inverno pre-Ragnarok, è iniziato. E può darsi che dopo un'oretta di gioco affronteremo Thor. Io ci scommetto quel che volete, che sicuramente Thor sarà uno dei primi boss che affronteremo nelle prime battute di gioco. Dai, allora, magari non tanto presto quanto Baldur, ma sicuramente sì. Affronteremo con l'asce del Leviatano il suo Mjolnir, ghiaccio contro elettricità, contro fulmini, e poi scommetto che lo corchiamo di botte, difficilmente perché Thor è tosto secondo me, lo corchiamo e gli freghiamo il Mjolnir. Che non è come, non credo che sarà come nella Marvel, che dice solo chi è degno può brandire quest'arma. Col cavolo! Allora direi che Kratos è più che degno, in realtà. Un dio della guerra poderosissimo e potentissimo. Comunque è fantastico, ragazzi. Cioè, guardate qua. Veramente, un pezzo micidiale. Fatemi mettere... Vediamo un po' se posso metterlo... Ormai c'è un casino qua dietro, l'avrete notato, quindi non posso metterlo in bella vista. Quindi me lo tengo in mano così. E ci facciamo i saluti in questa maniera. Bene, ragazzi, che posso dire? È stato fantastico. Tutto micidiale, veramente. Steelbook, che è quella che volevo più in assoluto. Il Mjolnir, bellissimo. Non credo che lo metterò in bella vista da qualche parte, sarebbe bello, ma non c'ho così tanto spazio. Dovrò rimettere tutto a posto, sostanzialmente, a parte la steelbook, che la tengo fuori perché devo scaricare il gioco, ma dovrò rimettere tutto a posto e metterlo in cima all'armadio qua. È l'unico posto in cui ho abbastanza spazio per questo genere di collector. Altrimenti non ho veramente più spazio in camera. Veramente, ragazzi, l'unico posto rimasto è in cima all'armadio. E lì rimarrà. E ogni tanto magari lo tiro fuori così per farlo vedere, così, perché è bello, perché mi piace. Ma è veramente micidiale, bellissimo. Mi immagino la gente che adesso comincerà a fare i cosplayer di Thor, se hai il fisico per farlo, e c'hai questo, se hai avuto la fortuna di beccarlo. È micidiale, fantastico. Quindi, martello, i dadi nanici, la steelbook, i due pezzi di... I due Vanir, i gemelli Vanir, le statuettine. Merchandise vario che ho ottenuto per aver partecipato alla caccia al tesoro all'interno del negozio Game Up. La scatola, la collezione, bellissima. E il gioco, ovviamente, non vedo l'ora di provarlo. Bene, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tanto per aver seguito questa live. Se il video vi è piaciuto e volete vederne altre come queste, iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch. In entrambi i casi attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio ricordarvi, ragazzi, che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana. Per sapere esattamente quando, andate a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario, data e argomento della live. Scusate, mi sta cadendo il microfono e sta un po' più su, dai, forza. Oh, e dicevo, appunto, possono essere in qualunque giorno. Andate a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate la lista aggiornata. Poi vi rammento che le nostre live vengono successivamente ricaricate da Twitch sul canale YouTube Course Videoludica, dove trovate sempre un video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato pomeriggio. Vi rammento poi, ragazzi, che questa live ora lo trovate su Twitch e rimarrà lì per almeno 60 giorni. Io la ricaricherò quasi subito sul canale YouTube Course Videoludica. Lo stesso dicasi per il primo episodio Blind Run del gioco.
Ora io da domani inizio la blind run di God of War Ragnarok. Il primo episodio, solo il primo, ragazzi, lo ripubblicherò il prima possibile sul canale YouTube. Ma tutti gli altri, se volete seguirli, dovete seguirli in diretta su Twitch. Poi gli episodi verranno pubblicati a distanza di mesi, ok? Solo il primo episodio blind viene pubblicato subito. Tutti gli altri, se volete continuare a seguirli, seguiteli su Twitch e poi successivamente canale YouTube, ma a mesi di distanza. Bene, detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime live. Ciao a tutti, ragazzi!